Bella ragazzi, mi raccomando, prima del video non dimenticatevi del giveaway che Instant Gaming sta facendo proprio per voi. Il link lo trovate nella descrizione o anche nei commenti e mi raccomando ragazzi, partecipate per cercare di vincere un videogioco a vostra scelta, una ricarica della Play o anche un bundle di Fortnite. Link in descrizione o nei commenti, mi raccomando, buona fortuna! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi abbiamo un bel po' di news di cui parlare, ovviamente riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Ne abbiamo davvero di tutti i colori ragazzi. Nel video di oggi parleremo di un possibile attacco nucleare, o meglio un evento che sembra essere stato inserito come un easter egg dentro il nostro Fortnite. Parleremo anche ragazzi e vedremo ovviamente un po' di spezzoni di alcuni video, tra cui la nuova città che è ultimata e dovrebbe arrivare in teoria nei prossimi giorni. Ovviamente ragazzi, non mancheranno nel video un sacco di leaks per potervi sempre tenere aggiornati su tutto. Intanto mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie di Fortnite. Prima ragazzi, la domanda ragazzi, non posso non farvi la domanda, io vi ringrazio, mi commentate sempre in tantissimi e la domanda di oggi è molto semplice ragazzi: qual è il tuo piccone preferito? Non necessariamente tra questi, in generale il mio è... non è tra questi, il mio piccone preferito è il piccone Slurp, quello insomma del set del Rex, tanta roba. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è invece il vostro. Ma quindi ragazzi, ciancio alle bande, e bando alle ciance, andiamo subito a parlare delle uova ragazzi. Oramai tutta la community parla di queste uova che continuano giorno per giorno a mostrarsi, ovviamente perché si sta sciogliendo il cubo di ghiaccio che racchiudeva in sé il castello. E ragazzi, se ci avviciniamo molto alle uova, intanto voglio farvi, guardate, voglio farvi vedere intanto quel cavolo che sta succedendo in questo momento ragazzi. Guardate un po' mentre vi parlo, questo è aggiornato a poche ore fa ragazzi, quindi aumenta anche l'effetto di scioglimento del ghiaccio e come vedete infatti le uova sono benissimo mostrate. Se vi avvicinate, vi invito a farlo voi con il vostro personaggio ad una delle uova, sentirete chiaramente un battito di qualcosa che vive. Quindi ragazzi, quel segno S che c'è dentro è chiaro che sia probabilmente una forma di vita presente nelle uova. Tra l'altro ragazzi, non so se lo sapete, vi invito ad andare voi a controllare bene poi tutte le uova, non so se lo sapete ragazzi, ma c'è anche una cosa che era già presente nella season numero 3 inerente, sembrerebbe, alle uova. Sto parlando di questo stendardo ragazzi, questo è uno stendardo che, come vi ho appena detto, era già presente nella season 3 e rappresenta appunto un uovo che si sta schiudendo. Ci sono due teorie molto interessanti ragazzi. La prima ovviamente è che si tratti di queste uova e che si schiudano e ovviamente rilasciano, si dice, dei draghi. Ma ragazzi, c'è anche una teoria: potrebbero non essere draghi quelli dentro le uova, ma pterodattili. Non voglio dirvi altro perché sto ancora prendendo le informazioni, ma avrò del materiale da farvi vedere e da farvi sentire, quindi mi raccomando,
orecchie molto aperte. Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo ovviamente del piccolo Easter egg, chiamatelo un po' così, che è ovviamente presente nel deltaplano della skin uscita un paio di giorni fa, la Sapientona Maven in inglese. Io ve lo avevo detto, ragazzi, era praticamente scontato che racchiudesse qualcosa questo deltaplano, e se lo guardiamo nell'immagine un po' più grande vediamo che è appunto pieno di scarabocchi. Ecco, l'immagine che vi ho mostrato prima invece, dove c'è la parte cerchiata, la faccina dice I am Jeff. Non si sa se sia qualcosa che possa centrare o comunque semplicemente un fattore simpatico che ci stava da farvi vedere. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece dell'attacco nucleare di cui vi anticipavo poco fa. Questa, ragazzi, è una texture, quindi è proprio una parte del deltaplano che ci è stato dato all'evento di Capodanno, che nasconde questo messaggio. Voglio, ragazzi, farvelo vedere meglio. Guardate, questo è uno spezzone preso da un mio gameplay con il drone libero. Ovviamente questo lo riconosciamo tutti, è il deltaplano equalizzatore, ma ragazzi, vedete quei due siluri gialli? Adesso con molta goffaggine mi ci avvicino e riesco a farvi leggere. Ecco, c'è il simbolo del plutonio. Adesso mi viene un po' da vomitare a chiamare avanti e indietro, ma adesso trovo un attimo il focus giusto. E se guardiamo, ragazzi, c'è proprio scritto warning. Cos'è che dice? Nuclear attack. Adesso un momento che non me lo ricordo, eccolo. No, è troppo piccolino nello schermo. Nuclear missile launched. Attenzione, missile nucleare lanciato. Forse, ragazzi, non ve lo ricordate, ma non è questo il primo deltaplano che ci spoilerà un pochettino. Ecco, qua si vede proprio benissimo nella parte finale. Non è questo, ragazzi, il primo deltaplano che ci spoilerà roba che abbiamo già visto su Fortnite. Basta solamente pensare, ragazzi, al fatto del deltaplano della canaglia, comunque dei ladri. C'era Tilted Tower con i vari rift viola, che non erano altro che i rift che erano stati creati dalle parti dell'isola quando c'era l'isola fluttuante. Quindi potrebbe esserci di nuovo un collegamento con il deltaplano e la storyline. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo dell'argomento ancora molto molto interessante, che si tratta proprio della Mystery Mansion, ragazzi, la nuova city che dovrebbe sostituire entro poco quella che già è presente nel quartiere. Questa, ragazzi, ci sono gli sviluppatori che ogni giorno ci mostrano le fotografie, e adesso vi faccio vedere anche il nuovo trailer ufficiale. È molto molto interessante, di certo un lavoro. Così proprio una foto solo ho messo, perfetto, perfetto, lasciate perdere quello che avete visto dopo, vi faccio vedere, il lavoro è davvero meticoloso, ragazzi, e il trailer ufficiale si chiama Creepy Construction, in realtà, quindi edifici infestati, se dovessimo fare una traduzione. Però guardate che lavoro che hanno fatto, davvero meraviglioso, si suddivide in tre edifici, la principale che è la Mystery Mansion, quindi la casa misteriosa, in poche parole, davvero davvero molto bella. Si va poi verso la seconda parte, che è i garage, se non ricordo male, adesso ce lo faranno vedere. Tanta tanta roba, ragazzi, mi piace veramente un botto, hanno fatto un lavoro incredibile, guardate che storia. E poi c'è anche l'ospedale abbandonato, tutto nella stessa unica cosa. Qua non ci fanno vedere i nomi, me li ricordavo semplicemente io. La city è pronta, ragazzi, molto probabilmente sarà il prossimo quartiere che ci verrà mostrato e che potremo giocare ovviamente tutti insieme. Intanto lasciamo perdere il nostro tizio. Quindi, ragazzi, tanta tanta roba anche per questo quartiere. E per chiudere, ragazzi, volevo semplicemente farvi vedere quello che avete già sicuramente intravisto pochi secondi fa. Insomma, ragazzi, è stata ufficialmente rimossa l'Infinity Blade dai file di gioco, non è più presente neanche nella modalità creativa. Quindi chi ha avuto il piacere, il dispiacere, la fortuna, non lo so, di provarla, avrà comunque con sé un bel ricordo di una delle grandi cagate che hanno deciso di inserire quelli di Epic Games, non si sa neanche perché.
Beh ragazzi, io direi che vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!